Sono Benedetta Marietti, ho 48 anni, sono giornalista culturale freelance e direttrice del Festival della Mente. La mia passione è sempre stata la lettura, leggere libri, leggere romanzi e ho sempre voluto lavorare in editoria. E non credo di aver avuto un maestro ispiratore in particolare, forse sono state una serie di cose che mi hanno portato poi a scegliere la professione che ho scelto. Da piccola forse sono state alcune letture che ho fatto a colpirmi in particolare, dai libri di Gianni Rodari, di Pinincarpi a per esempio il diario di Anna Frank che ho letto un po' più da grandina, ma che insomma sono tutte letture che mi hanno fatto capire quale potesse essere appunto il valore della letteratura, quanto la letteratura, per esempio nel caso del diario di Anna Frank, potesse essere anche una testimonianza. Allora, nella mia vita credo che abbia fatto la differenza, vabbè, ovviamente la famiglia che mi ha sempre aiutato, però diciamo a distanza, senza mai intervenire nelle scelte che facevo e quindi dandomi indipendenza e anche senso di responsabilità, la scuola sicuramente. Ho incontrato due professori al liceo classico, appunto, al Tito Livio, che mi hanno dato il professor Fermi al ginnasio. Forse la passione, l'importanza di avere una passione, la creatività, e il professor Bottoni al liceo invece il rigore e la necessità di concentrazione, di studio, di approfondimento. E poi ovviamente oltre alla scuola anche le persone che si incontrano chiaramente fanno la differenza, quindi gli amici sono ancora importanti, con alcuni di loro ho amici che conosco da anni, da 20 anni, da 30 anni e con cui lavoro, magari mi capita di collaborare. E poi viaggiare forse anche quello ha fatto la differenza, è chiaro che conoscere altre culture, altri paesi, altre possibilità di vita, è un arricchimento e serve per la mia professione in particolare, ma per tutte le professioni. Il consiglio che voglio dare è di seguire le proprie passioni. Diceva Stendhal che la passione non è cieca, è visionaria, quindi attraverso la passione si riesce, la propria passione per qualcosa, si riesce anche a immaginare un futuro che può essere diverso da quello che è programmato. Attraverso la propria passione ci si può proprio inventare una vita diversa, un futuro diverso, e quindi credo che sia importantissimo coltivarla e cercare di seguirla. Ovviamente impegnandosi, perché passione non vuol dire solo seguire quello che ti piace, ma poi approfondire, studiare, e vuol dire quindi dedicarsi a una passione con costanza, con impegno, con determinazione.